popoli che cercheranno di conquistare la Cina abbattendo proprio la grande muraglia che la protegge. Ovviamente i cinesi non staranno a guardare, ma si difenderanno con armi improvvisate, quindi anche voi state bene allerta e cercate di interpretare quelle che sono le indicazioni mie e di Nicole, che poi voi vedete interpretate con grandissima originalità e con grandissima capacità interpretativa da parte dei protagonisti. Allora Daniele, dobbiamo stare un po' più indietro, scusate bambini, ma questo è lo spazio per la giuria, perché giustamente i giurati se no non vedono, quindi dobbiamo un po' lasciare spazio ovviamente anche a chi deve poi valutare tutte le maschere. Allora abbiamo la declinazione di muri e frontiere in tantissime accezioni. Sono particolarmente curiosa di vederne una, perché sono affezionata a un muro io in particolare. Però innanzitutto accogliamo con un applauso la prima compagnia in gara con i Mandrioi. Eccoli qui, i Mandrioi che abbattono muri e frontiere. Allora, c'è già la prima parte, giusto? Il primo gruppo? Sembrano cinesi, è una muraglia cinese? Infatti, è proprio, lo ripetiamo, è quello che abbiamo anticipato, è un gruppo di mongoli, cercheranno di conquistare la Cina battendo la grande muraglia, ma... Venite avanti che siamo pronti a vedervi, ad ammirarvi, a valutarvi. Guarda che belle anche queste due meravigliose, queste due geishe che aprono, è giusto, sì, che aprono la sfilata. Il primo, anche il primo carro d'apertura, che è quello più piccolo di ogni compagnia, che porta su il nome della compagnia e anche quella che è il tema scelto per quest'anno. Complimenti, i primi vestiti, siete bellissime. Vi ho visto prima arrivare già dalla piazza, ancora prima vi avevo visto, meravigliose, complimenti. Chiaramente i cromatismi sono fondamentali, no? Per catturare l'occhio dello spettatore, e ormai l'esperienza e la competenza di tutte le compagnie va a lavorare su ogni singolo particolare per guadagnare punti, credibilità e soprattutto apprezzamento in vista delle votazioni finali. Poi guarda la cura dei dettagli, anche perché ogni piccolo particolare ovviamente è curato, e adesso arrivano l'apertura, quindi i Mandrioi che abbattono muri e frontiere, mentre piano piano si avvia anche il resto della compagnia ad impegnare il corso mascherato. Da sottolineare, e questo non è assolutamente secondario, la fatica che fanno molti di loro, perché ci sono sì dei carri o delle vetture, chiamiamole così, a trazione motoristica, ma questi qui stanno spingendo, stanno già spingendo da più di qualche minuto e lo faranno fino in fondo. Dunque un applauso supplementare non soltanto a chi cammina, non soltanto a chi saluta, a chi tira i coriandoli, ma anche poi a chi materialmente utilizza i muscoli per spingere. Allora giuria, preparatevi, perché questo, come avete scritto, è il primo gruppetto in gara, tra virgolette. Loro sono i mongoli, e poi c'è già dietro la parte della muraglia cinese. Questi sono i mongoli, che belli, sono dei simpatici mongoli che per la verità non stanno assaltando in maniera particolarmente violenta la muraglia cinese. Sono molto tranquilli, evidentemente hanno già raggiunto il loro obiettivo, mentre... Però c'è un piccolo attacco oltre la muraglia cinese, guarda. Sì, c'è un attacco a suon di palline di carta. E poi ci sarà anche, vedo già la banda, anche la banda bellissima che ci accompagnerà con la musica. Mi pare abbastanza evidente da quei martelli in movimento che il secondo step riguardi un muro. C'è l'ariete contro la muraglia cinese, povero, ma è un ariete in carne e ossa? È un ariete umano, direi proprio di sì. Però non ce la fa, No, non va. Del resto la muraglia cinese è una tradizione. Riprovano dall'altra parte, no, non va. L'aria, se ancora in piedi ci sarà un motivo, evidentemente. Ma povero ariete, lo state facendo fuori. Vediamo com'è. Ah, non ce la fa più, povero, giustamente. Ariete, come stiamo, Ariete? L'Ariete non ce la fa più. Avanti, avanti, andate avanti, muro della muraglia, che aspettiamo anche la banda, bravissimi. Potete proseguire. Ci sono un gruppo di cinesi che si sta difendendo a suon di coriandoli e palle di carta. Abbiamo addirittura un contenitore con le armi già pronte, ma ripeto... Ecco Daniele, guarda anche una baby mascherina con il passeggino, salutiamo anche la baby che dorme. È giusto che... Quanto tempo ha? Un anno! Due anni! Scusa, dorme. Ed ora qua mi pare abbastanza inconfondibile l'arrivo
uno di questi martelli, ci richiamiamo naturalmente al muro di Berlino, la musica è quella dei Pink Floyd, The Wall, Another Brick in the Wall, brano inconfondibile, piuttosto calzante, che viene suonata però dal complesso Rockover Band per accompagnare questi martelli in marcia. Direi che lo stesso Roger Waters potrebbe essere contento con l'interpretazione che questa compagnia riesce a dare di quella che è stata uno dei suoi cavalli di battaglia che continua a portare in giro per il mondo. Lasciamo allora la musica finché passano qui davanti. Se movibile che avrebbe bloccato il confine dei
giustamente. Bella quella macchina lì, eh? La macchina è stata curata su dei minimi particolari. Vedi, come vedi, abbiamo anche la moglie del signor Busani che sta cercando di scappare dai finanziari che evidentemente cercano all'interno anche dei suoi vestiti. Qualcosa di contrabbando. È rimasto un messicano qui però, il messicano... C'è un messicano in ritardo? C'è un messicano che deve raggiungere l'altro gruppo. Costa la metà le sigarette, quindi chiunque volesse approfittarne può rivolgersi alla compagnia dei mandrioli. Reverendo, lo stinco del santo è uguale, chiaramente vegetariani e vegani possono tranquillamente passare oltre, ma guarda che la giuria sta guardando anche nel dettaglio le singole scelte. Mi pare che le forze dell'ordine hanno già fatto qualche arresto. Arrestato. Cosa abbiamo sotto? Salsicce. Portava salsicce. Ed ecco Vinicio Busani e consorte. Riusciranno la mamma e signora Teresa a contrabbandare quello che hanno acquistato in Yugo senza farsi scoprire dai finanziari? Mi pare proprio di no. Ma li hanno presi e c'è la multa da ritorno. Bello, ci sono tanti finanziari, vedo che stanno comunque perquisendo. È il personale medico che mi sfugge un momento. Avrebbe bisogno di una spiegazione supplementare. Cantatela se la sapete. E qua arriva la perquisizione anche della macchina, sicuramente ci sono dei doppi fuochi, qualcuno ha fatto un po' di più. Che, se non lo sapete, l'unico stabilimento pubblico al mondo, fa parte del comune di Trieste, è diviso ancora uomini e donne, quindi... Io non dico niente perché tu sei l'esperta mondiale sull'argomento. Esattamente, hai detto bene Daniele, sono l'esperta mondiale del pedocino. Ovviamente insomma la rappresentazione balneare di questo muro che guai ad abbatterlo, perché anni fa ho fatto un sondaggio su quotidiano piccolo. Questo bagno comunale che ha un euro soltanto di ingresso segna oltre 3.000 ingressi, ovviamente 2.900 da parte delle donne. Infatti da una parte c'è la lotta, da una parte c'è la famiglia, dall'altra parte facilità. Quindi brava, lo spruzzino c'è sempre anche, complimenti, brava. Questo
che cos'è questa nuova scena? E questo nuovo step è quello delle bandiere, perché il gruppo Zumba della compagnia all'opera rappresenta le bandiere di tutto il mondo e è pronta per scatenarsi in danze e coreografie. Ovviamente in apertura Lady Europa, portata mirabilmente. Bellissima come Victoria. Sempre Lady Victoria, anche l'anno scorso era qui, molto molto bella, svetta dai suoi 2 metri e passa con i tacchi, se non sbaglio, giusto? Ma mi pare che sia 2 metri senza tacchi, con i tacchi sia anche qualcosa in più, davvero un vestito. Beh, Lady Victoria ha sempre vestiti veramente meravigliosi anche durante l'anno. Brava, brava, bellissima, guarda che strascico poi. È bellissimi anche i bambini, adesso vediamo chi c'è. Alla coreografia, qui ci sono le coreografie. Avanti, avanti, venite che vi ammiriamo anche voi zumbere. Con di che palestra siete? Ah, più palestre insieme! Ah, bene! 2 palestre? E un consorzio! 2, ok, bellissime, siete bellissime e bravissime! Complimenti a queste zumbere internazionali! Belle, belle! Vediamo un po' se riusciamo a riconoscere tutte le bandiere. Intanto bene, vedo quella con la alabarda che mi pare abbastanza inconfondibile, c'è il Canada, c'è la Svizzera, ci sono davvero tutte, c'è quella dell'Europa, il Brasile, la Germania. Guarda anche i piccoli d'Italia e gli altri paesi piccolini, piccolini, sono veramente meravigliosi. C'è la Spagna, Andorra, c'è Andorra. Ma guarda anche con la parrucca in tinta perfetta. Sono veramente meravigliosi. Quale coreografie ci hanno lavorato questi ragazzi? Ma la zumba è molto forte, si allenano veramente in tanti, si divertono. Qua li abbiamo visti anche al carnevale estivo sul palco, qui le zumbere hanno fatto sempre animazioni, quindi la zumba non manca mai in questi momenti. Avanti, avanti anche voi gruppo di zumbere che sta arrivando un'altra scenetta. Guarda, a favore della nostra giuria, bellissimi. Fotografi per la giuria. Fotografi, mi sa che più di più. Soprattutto protagonista di tradizioni e guarda, guarda che belli, tra l'altro l'Italia perdeva sempre a giochi senza parrucchiere, però se ti ricordi ha vinto la Francia, mi sembra, la Spagna, i 2 giudici Guido Paccaldi e Cesare Olivieri, quelli li ricorderai sicuramente. Assolutamente, guarda che belli queste gare, vediamo chi vince adesso. Vediamo, giuria, attenzione, che c'è una gara qui proprio qui davanti. La spiegazione è che 4 squadre di improbabili partecipanti si sfideranno in vari giochi, riportando così alla memoria il cult televisivo nato negli anni 60 che era nato per rafforzare l'amicizia l'Italia con il continente europeo. L'Italia resta subito indietro, l'Italia, guarda, guarda, no, non si può, dai, anche qua. Niente, non ce la fa. L'Italia perde, ultima. Organizzati bene. È una versione molto vernacoliare. Vi ricordo che sta sfilando ancora la prima
Germania. Avremo dei giochi incredibili. A occhio potrebbero essere questi ragazzi del mondo unito. Adesso sono pronti per la ragazzi, esatto, attenzione. Da parecchi lustri ha idealmente abbattuto qualunque tipo di muro e di barriera. Guarda che bello, hanno tutti i loro vestiti tradizionali, quindi sono veramente meravigliosi. Oltre alle bandiere si sono vestiti in rappresentanza del loro paese. Bravi, belli, complimenti. E qui arriva il carro principale. Arriva il carro finale, numero 9, anzi no? No. Sì, diciamo a livello di carro è l'ultima, poi ci saranno ancora un paio di piccole sorprese, direi miniatura a questo punto, ma rimaniamo con gli occhi puntati sul carro finale. Bello, bello, guarda che poi anche la nostra giuria, la sezione proprio di valutazione del carro, secondo me succede qualcosa adesso in quel carro, perché vedo un movimento straordinario. E complimenti anche a tutti, tutte le persone che ne hanno realizzato questi meravigliosi carri, anche decorati e preparati con estrema attenzione. Guarda che sta succedendo qualcosa, vedo che si apre, wow, che succederà? Sta uscendo? È una colomba della pace, bellissima, i muri si abbattono e esce la colomba. Meraviglioso questo carro, che è il primo dei grandi carri di questa sfilata. Sulle rovine dei muri appunto sorge la pace, beh, un bel messaggio anche della compagnia dei Mandrioi, bellissimo, bellissimo, e complimenti. Bella l'idea, interessante, direi complicatissima anche la realizzazione, chissà quanto lavoro c'è dietro, poi ovviamente meriterebbe il carro la spiegazione diretta di uno dei realizzatori proprio per andare ad afferrare in pieno, perché per esempio abbiamo il mostro che c'è davanti che in questo momento è piegato, forse essere la testa, a occhio potrebbe essere anche il simbolo degli Iron Maiden, che vedremo se non sbaglio l'estate prossima a Trieste in Piazza Unità, ma potrei anche sbagliarmi. I due politici che sembrano volersi baciare in una fila potrebbero ricordare l'epoca della cortina di ferro, dunque ci sono tanti elementi, tanti significati che... Beh, quello lo vedo proprio il muro con questo simbolo negativo che cade e la colomba della pace, insomma, che vince sul muro. Quindi è bellissimo questo carro che adesso si appresta anche a raggiungere qui la nostra giuria, che sicuramente potrà ammirarlo ancora di più nel dettaglio, perché la valutazione sui carri poi è anche fondamentale. Ce ne sono davvero tanti in questa edizione, li vedremo sfilare uno dopo l'altro, dopo la compagnia Mandrioi, che è la prima a impegnare il corso mascherato. Abbiamo sentito anche la voce di Aretha Franklin che urlava Freedom come da tradizione del suo repertorio, ma è già cambiato il tema musicale di questo carro. Mentre vedo già la seconda compagnia che è subito dietro, che poi accoglieremo, che è la compagnia Lampo con Gavemo Stoffa. Ma intanto ancora il carro dei Mandrioi che ripropone il movimento, quindi abbiamo questo muro che si abbatte per l'arrivo della colomba della pace, la rivediamo adesso spuntare a favore della nostra giuria.